Ed eccoci qui amici, bentornati ad Indovina chi viene a cena, pronti per cucinare insieme al nostro primo ospite di oggi, lui è Giulio Rossi, eccolo qua, benvenuto Giulio. Grazie, ciao. Mattia. Che piacere. Piacere. Come stai, tutto bene? Tutto bene. Sei pronto per cucinare un Prontissimo. Po'? Prontissimo. Bene, che cosa prepariamo oggi? Prepariamo degli spaghetti al pesto di triglie, mantecati con il burro Ocelli. Perfetto, perfetto. Quindi, Giulio, visto che prima di dare la grafica vorrei parlare un attimo con te, ti chiedo, che fai nella vita? Sono un web designer. Web designer. Esatto. E quindi da lì il passo è breve, avere amante della cucina. E quindi il risultato è un blog di cucina. Un blog di cucina. Ricette della nonna. Lo vediamo, che abbiamo anche una grafica, così possiamo anche vedere, eccolo qua. Esatto. E si vede che sei un web designer, mannaggia te, guarda che blog che ti sei tirato in piedi. Eh già. Bellissimo. Ricette della nonna, punto? Net. Punto net, perfetto. Andiamo un po' giù, dai, scorriamolo, vediamo questo blog. Per esempio, io vedo qui una crema di zucca fantastica, tra l'altro con delle bellissime foto. Le fai tu? Le faccio io le foto, sì. Sono, diciamo, una delle cose a cui tengo particolarmente, il mio orgoglio. Cerco di rendere la ricetta nel miglior modo possibile e siccome il mezzo è il web, la prima cosa è la visione, la foto, esatto. Non può passare il profumo. Beh, della ricetta. Devo dire veramente, veramente bello, complimenti. Grazie. Ecco, web designer, quindi per la prima volta abbiamo un blog che davvero si intende di informatica e però a quel punto ci serve anche la cucina, cioè servono anche le basi. Come hai imparato a cucinare e come è nata la tua passione? La passione nasce appunto dalle mie nonne. Come la maggior parte, penso, dei bambini italiani, ho passato moltissimo tempo della mia infanzia appunto da mia nonna. E questa è una cosa che accomuna un po' tutti noi, in effetti. Penso proprio di sì. Certo. E uno dei ricordi più vivi che ho è quello di io che faccio i compiti sul tavolo della cucina e di mia nonna che sta impastando le tagliatelle fatte in casa. Quindi è questo il mio background, diciamo, culinario. Poi mia madre ha proseguito in questo tipo di tradizione, poi io. Dopo ci sarà Ela Weber, hai visto, qui con sì, noi. Sì, come no, certo. E a lei voglio chiedere, visto che noi italiani abbiamo questa nomea di mammoni, voglio chiedere qual è invece il loro rapporto con la famiglia in Germania, perché secondo me loro se ne vanno via prima da casa. Penso proprio di sì. Ho questo sentore. Allora, mandiamo la grafica, leggiamo gli ingredienti, relative dosi e poi cuciniamo. Vai con la grafica. Leggi tu? Sì, allora ci vogliono per questa ricetta 300 g di spaghetti di Gragnano, 250 g di filetti di triglia, 40 g di pinoli, 12 olive nere denocciolate, vino bianco secco, prezzemolo, porro, il burro, olio extravergine d'oliva, sale e pepe. Bene, semplice, bella, perché comunque materie prime, pochi ingredienti e adesso non ci resta che capire come si abbinarle, fa. Cioè, va bene? Va benissimo. Venga, impostazione. Allora, io farei per prima cosa, metterei subito a bollire la pasta. Subito, immediatamente, perché questi sono dei bucatini, potete anche usare degli spaghetti di Gragnano, giusto? Assolutamente sì. Alziamo un po' la fiamma, vanno bene come quantità, una porzione calcola. Facciamo una porzione, penso che sia una sì, bella dai, porzione abbondante. Ce la facciamo. Intanto li facciamo cuocere. Perfetto. Poi prendiamo il porro, eccolo qui, e lo stufiamo. Tu mi sembra che mi puoi dare una mano, vero? Certo, devo darti una mano. Assolutamente. Allora, direi di preparare una padella e tostare i pinoli. Perfetto. Così li facciamo sudare un pochettino, immagino, no? Esatto, io per non farli bruciare li bagno prima, li bagno un pochino. Così almeno li bagni? Sì, li bagno così non si bruciano, li tosto e basta. Sai che ti dico? Che ci proverò pure io. Non la sapevi questa no, cosa? No, non la sapevo. In effetti aiuta, immagino, vero? Sì, perché sennò poi hai il rischio che li bruci. Certo, perché poi gli oli essenziali fuoriescono e quindi loro sentono il calore in modo molto più forte rispetto al fatto all'essere umidi, giusto? Esatto, esattamente. Allora. Scusami, grazie. Bucatini, li lasciamo sciogliere, li lasciamo stemperare bene in acqua bollente e tu nel frattempo triti il porro. Sì, sto tritando, giusto? Il porro. Ovviamente si può utilizzare anche lo scalogno o la cipolla, diciamo che dà un sapore un po' più delicato l'utilizzo o del porro o dello scalogno. Perfetto. Direi poi di passare i nostri filetti di triglia con la farina? No, non sulla farina. Li scottiamo e basta. Li scottiamo con un po' d'olio. Da qua. Ok. Da quanto cucini e come hai iniziato? Allora, cucino... A parte le nonne, mamme varie. Quando mia madre... Da quando mi sono sposato. Sì, ho visto che sei sposato.
Senti, con la bella ragazza là è tua moglie? No, con la bella ragazza là è mia sorella. È tua sorella. Eh sì. Ciao sorella, come si chiama? Alessandra. Alessandra, grazie per avercelo portato, grande blogger e anche e quindi grande anche web designer. Tu lo fai comunque tuttora il web designer come lavoro, sì, certo. Sono un web designer, per cui perfetto. Diciamo che questo sito non è più... Vieni, stai tu così almeno mi dici. D'olio. Non è più un vero e proprio blog, nel senso che non ci scrivo solamente io, è diventato un portale, uno dei portali di ricette più visitati in Italia. In Italia, davvero? Ho sì. Capito. E quindi grazie alla collaborazione di tante persone che giornalmente condividono le loro ricette. Ah, ecco, perché tu attingi anche ad altri, a questo punto, blogger. Da tutta Italia. No, ormai sono dei blogger esclusivi, nel senso che scrivono solamente su ricette della nonna. Ah, solo per te? Eh sì. Perfetto. Che dici, li facciamo sudare ancora oppure no? Ma secondo me sono fatti, c'è un... Eh sì, guarda, hai ragione. Lo stavo facendo, ma poi mi sono incantato sul porro. Sul porro. Bene. Direi che tanto queste vanno semplicemente scottate, ci mette veramente un attimo, e nel contempo preparerei il frullatore ad immersione. Frullino per fare d'immersione. Il pesto, esatto. Okay. E qui ci mettiamo un pochino d'olio. Uh-huh. Il pesto lo fai a crudo? Di triglie? No, lo facciamo, ah, no, ecco, lo facciamo con quelle triglie là, perfetto. Esatto, un pochino d'olio. Un po' di prezzemolo tritato. Spulciato, diciamo. Se tu me lo triti un attimo io faccio, mando queste qui. Quando hai modo di cucinare a casa per il tuo sito? Sabato e la domenica. Sabato sono la domenica. Completamente assorbito da questa passione. Quindi comunque, nonostante tante persone scrivano sul tuo sito le loro ricette, non hai perso la vena culinaria. No, ma che scherzi, assolutamente non si può perdere la vena culinaria. E poi devo fare le foto, perché le foto sono fondamentali. Certo, ti sei imbarcato in una bella responsabilità. Te ne penti mai di questa cosa, di questo impegno? Mai. È una passione forte male. E ogni giorno che passa il sito diventa più importante. Sono sempre più convinto di quello che faccio. Meno male, davvero. Guarda, mi fa molto piacere per te, perché quando credi in un progetto, in una cosa, è giusto poi cercare di avere successo e di andare avanti. Non è importante tenerli, che siano sani i filetti di triglia, perché sì. Poi li frulliamo e quindi è solamente una schiottata veloce. Non che non possano essere, che debbano essere avariati, che siano sani nel senso di consistenza e di... Sì, nel momento della cottura. Esatto. Devono essere freschissimi, anzi. Assolutamente sì. Bene, il prezzemolo. Te l'ho tritato, quanto te ne serve? Perfetto. Tutto. Perfettissimo. Vai. Poi, voilà. poi, adesso diamo una sfumata con un po' di vino bianco, sì. Quindi bisognerebbe alzare un attimo. Alziamo qui, fiamma, eccolo qua. Così facciamo perdere la parte alcolica. Ti è mai successo di avere qualche critica sul sito, qualcuno che ti scrivesse... Giornalmente. È chiaro che non posso, ti accorgi come una ricetta, che può essere la ricetta più semplice del mondo, si presta a 2000 variazioni, a 2000 critiche da parte di ogni utente. Certo. E io cerco di rispondere... Non è sempre... che magari anche un po' di concorrenza che cerca di... A volte può sì, essere, a volte sì, ci sbaglio. Penso, perché sono talmente sì. Ingiustificati determinati commenti che posso pensare che è solamente una questione di concorrenza. Ma io lo dico perché secondo me... ci sta tutto in un'attività del genere, che la concorrenza cerchi di screditarti, è normale. Saliamo a fine cottura. Ma sappiate che anche lui può farlo. No, non l'ho scherzo, mai fatto. Anzi, è una persona splendida, Giulio. Non l'ho mai fatto. Altro che. Allora, direi di tenere una parte dei pinoli per la decorazione finale e invece l'altra, sì scusami, mi piace pure un po' che era ancora... Basta, va bene? Vanno benissimo così, il resto lo mettiamo. Vai. Nell'Oberstiello. Tu di dove sei, Giulio? Sono di Anzio. Di Anzio, ok. E lavori ad Anzio o a Roma? Lavoro a Roma. Purtroppo questa croce delizia di ogni laziale, perché praticamente tantissima gente che viene dai dintorni di Roma alla fine si ritrova a lavorare proprio a Roma. Giusto? Siamo quasi 55.000 persone e la maggior parte sono pendolari. Certo. Non ce l'abbiamo. Un cucchiaio? Un cucchiaio che ci fa, che è molto più semplice. Ok, perfetto. Senti, quindi quante ricette riesci a postare tu in una settimana? In una settimana sì. Riesco a postare intorno alle 5. Allora, noi abbiamo una media di 2 ricette al giorno. Ah, beh, cavolo, comunque grandi. Sì, una media molto alta. Il sito ha quasi 2.000 ricette. Sì.
E quindi io riesco a farne intorno alle 4, 5, insomma, io e mia moglie certo. Serena, perché non dobbiamo dimenticare lei. Sì, c'è lo zampino. Senti, invece tua sorella cucina oppure magna e basta? Tutta la mia famiglia è impiegata a tempo pieno su questo sito, sì. Da mia madre a mia sorella. Quanto vi paga? Ditemi, quanto vi paga? Ma pochissimo. Senti, ti serve un mestolo con... Mi serve un po' di... il mestolo, perché adesso ci... un po' d'acqua di cottura? Sì, adesso vediamo che tipo di consistenza riusciamo ad ottenere. Guarda, devi cliccare, sì. Esatto. Puoi schiacciare anche tutti e due se vuoi. Vedi, bravissimo. La consistenza quale deve essere? Quella di un pesto alla genovese? Quella di una crema, più che di una crema, pesto alla genovese, sì. Che poi è la stessa sì, cosa. Sì, no, alla genovese non è, perché no. È più di pinoli che di altro. Di pinoli e di cosa? Mi sa che ci dobbiamo mettere un pochino di acqua. Subito ce la mettiamo. Vado? Vai. Prova un po'. Pure troppo, ma va bene. Va bene, dai. Adesso vedrai che dovremmo riuscire, semmai... Benissimo, il pesto l'abbiamo fatto, dai. Va bene? Sì, perfetto. Sì, va benissimo. Senti, abbiamo ancora 4 minuti a disposizione, ci dobbiamo sbrigare. Direi che adesso la cottura della pasta non deve essere... Non dobbiamo portarla a cottura, sì, ma dobbiamo mantecarli, appunto, nella padella. Perfetto. Adesso possiamo prenderli... Allora, io mi munisco di... Questo come lo chiami tu? Forchettone da spaghetto, ecco. Hai visto? C'è chi lo chiama Lillo, c'è chi lo chiama Grillo, c'è chi lo chiama... Mi dai un attimo... Ah, questi qua, perfetto. Ah, no, non mi serviva. Scusami, il cucchiaio. Il cucchiaio, serve, io intanto li scolo... Io li scolo. Vabbè, facciamo una cosa di gruppo. Io scolo. E io metto il pesto. E tu metti. Anche se è un po' più liquido, non preoccupatevi, perché comunque con la mantecatura... Ma dovremmo aggiungere ancora acqua di cottura. Infatti. Si asciuga, si assorbe. Non li metto tutti perché mi sembrano abbondanti, anche vero? Anche secondo me sono abbastanza. Vai, così, quello via. No, va bene questo qui perché almeno... Perfetto. Qui nel frattempo io faccio un po' di pulizia. Mantechiamo la pasta, il bucatino in questo caso, al dente. Esatto. E poi lo serviamo sul piatto, giusto? Chiaramente a fine cottura. Burro, Ocelli. Fuori dal fuoco. Il burro, il meraviglioso burro Ocelli. Certo, questo è un burro, lo saprai meglio di me, ha vinto anche tanti premi a livello mondiale. È un burro ottenuto da panne italiane per centrifugazione, non per affioramento, e soprattutto è bianco. Quella è la prima cosa, la prima caratteristica organolettica del burro. E poi un'altra caratteristica è che non sappia di formaggio, deve essere dolce, deve essere fresco, deve sapere di panna. Tutto lì. Il panetto, tra l'altro, è fatto ancora a mano. A mano, fantastico, eh. Vado? Io direi di sì. Dai, una nocetta? Sì, ma... Anche di più? Meglio sabbundare. Vai, Ocelli, tuffati. Fuori dal fuoco, come se fosse un risotto. È una mantecatura tipo risotto. Tipo quindi, risotto all'italiana. Cosa succede? Che l'emulsione tra gli amidi della pasta, la cremosità dei pinoli e soprattutto il burro vanno a creare una bella mantecatura. Una bella emulsione, una bella... Se è troppo asciutta, un goccino di acqua in aggiunta, va bene? Adesso io direi che... Esatto, adesso andiamo... Ora vediamo. La cucina si fa passo dopo passo, è vero? Ce l'hai un mestolo, un forchettone, mestolo, così almeno facciamo una... Guarda, il forchettone non ce l'ho, però ce l'ho. Se vuoi faccio io con la pinza. Va bene. Lo facciamo con la pinza. Fallo tu, dai. Dai, vieni. In realtà ci sarebbe anche il forchettone, ma lo facciamo direttamente con la pinza e vedrai che verrà lo stesso. Un bel nido? Un bel nido, io mi aiuto col coppa pasta, ma io sono, giusto, un dilettante, giusto. Tu sei il giusto, maestro. Giusto. È che sai che c'è? Che al ristorante ti insegnano a sbrigarti e quindi devi arrangiarti anche con quello che hai. Ci siamo scordati. Adesso la punta di verde. Ci diamo una bella punta di verde. Fondamentale in tutti fondamentale. I piatti. E qualche pinolo benissimo a crudo, in realtà ci andavano le olive che ci siamo dimenticati, le olive denocciolate. Dentro al sugo? Andavano amalgamate, ma insomma le possiamo mettere anche a crudo, non è un problema. Se facessimo una roba del genere? Direi che è la miglior soluzione, bellissimo. Un pochino d'olio a crudo. Che non guasta mai. E il piatto è pronto. Giulio, grandissimo. Grazie. Noi ci vediamo sul tuo sito, che è questo. Vorrei chiedere alla regia di mandare ancora la pagina, perché mi interessa farlo rivedere. Lui è un web designer, le ricette della nonna. Ricette. Ma anche le ricette della nonna va bene lo stesso. .net, mi raccomando, non dimenticatevelo. Grazie a Giulio Rossi per essere stato qui con noi. Grazie ancora, Mattia. Ti invitiamo a ritornare, è stato un piacere. Benissimo. In bocca al lupo. Grazie. A fra poco con Ela Weber.